Presidente, ti siamo venuti a trovare, ci siamo conosciuti, siamo qua nella tua azienda che io conoscevo già perché ero un tuo grosso cliente da 20 anni, quindi... E quella è la cosa più importante. Sì, lo immagino, anche perché non ero di quelli che spendeva poco, ci ho fatto la falegnameria qua. Bene, bene. Quindi... Da cosa nasce cosa? Ascolta, niente, siamo venuti perché vogliamo sapere e conoscere di questo Carpaneto che... tutti dicono sarà una delle squadre da battere, secondo me, per altri la squadra da battere in, della promozione. Com'è? Beh, intanto mi fa piacere di questo, però andrei molto cauto a dire che siamo la squadra da battere. Siamo una squadra che ha confermato per l'80% l'organico dell'anno scorso, dunque, e penso che avevamo sicuramente un buon gruppo, visto che abbiamo vinto il campionato con largo margine. Pertanto la prima scelta di quest'anno è stato riconfermare bene o male, come ripeto, l'80% del gruppo, con l'innesto dei giovani e di alcuni acquisti importanti. Dopo dire che siamo la squadra da battere, io direi che quest'anno vorrei arrivare subito ai punti salvezza. Dopo, quando ho fatto i punti salvezza, ne parleremo. Beh, non ci credo neanche morto, ormai ci conosci, lo sai che io non... cioè, no. Però cioè... sono stati 2 anni che siamo sempre stati la squadra da battere, vorrei togliermi questo mantello qua, questo abito qua, vorrei essere una squadra, diciamo, che sta nel gruppo. Poi è chiaro che le ambizioni ce le ho io personalmente e i giocatori che ho sono forse più ambiziosi di me, pertanto non dico non voglio vincere. Sicuramente faremo di tutto per far bene. Quest'anno sarà un bel campionato, ne parlavamo prima, secondo me sarà davvero una promozione ad alto livello. Voi piacentine siete tutte guerrite e quindi ok, parmigiane poco, però a Reggio c'è tipo il Brescello, ha fatto una grossa squadra, è arrivato quarto l'anno scorso. E altre te, parlami delle piacentine, dai. Ma le piacentine so che si sta muovendo molto bene anche adesso la Castellana e Fontana, anche se non le seguo più di tanto, perché oltre a seguire il Carpaneto devo seguire in primis la mia azienda, che è la cosa più importante. Dunque non è che faccio il mercato in base a quello che fanno gli altri, pertanto non le seguo più di tanto, visto che hanno perso dei giocatori importanti, ma ne stanno scegliendo altrettanto forse più importanti. Il Gotico, visto che ha preso Felline, è un ragazzo che lo avevamo noi a Fiorenzuola quando ero vicepresidente di Fiorenzuola, viene dalla primavera del Piacenza, sicuramente un acquisto molto importante. Gli altri non lo so cosa, non so gli altri acquisti del Gotico. Noi so benissimo cosa stiamo facendo. La Gazzano mi risulta che sta facendo un'ottima squadra con dei nomi importantissimi, con un allenatore forse ancora più importante, ma è in prima categoria, se verrà in promozione saremo 6 piacentine, ben venga. Si parla di un ripescaggio, forse, cioè... Ne parlano, ma di queste cose qua io non è il mio mestiere, non è mia materia di conoscenza, non saprei. Comunque so che sta allestendo un organico veramente importante. Torniamo al Carpaneto. Allora, gli acquisti, vabbè, li abbiamo scritti, ok. Si parla tanto, forse ne parlo tanto io, anche di Dattaro, ma sembra che si sia accasato altrove. Notizie di stamattina o sbaglio? Ma sì, stamattina mi è stato detto che Dattaro forse va alla Fidentina. Dattaro è stata una delle nostre prime scelte e non ci siamo neanche ancora detti no definitivamente e non ci siamo mai detti sì. Dobbiamo trovare un accordo su un rimborso economico che sembra abbastanza difficile da trovare, però se è andato alla Fidentina gli altri... Perché ha deciso. Sì, evidentemente la categoria a volte va di sopra anche a qualche piccolo rimborso spese, dunque pertanto se è andato lì gli faccio i miei migliori auguri, se non è andato alla Fidentina sicuramente vedremo di sentirci nei prossimi giorni. Niente, chiudiamo dicendo che qualche colpo, Presidente, deve arrivi. Giovani come sei messo? Ma giovani abbiamo delle trattative importantissime che preferisco dirle appena sono concluse, perché abbiamo un giovane molto importante che penso che ci verrà trasferito in questi giorni qua,
il 95, come già sapete, abbiamo Dosi che abbiamo preso di proprietà. Stiamo lavorando con, e questo ve lo posso dire tranquillamente, con Galli, Gianluppi del Fiorenzuola, altri due 95 che al 90% sicuramente vestiranno la maglia del Caponetto. Pertanto abbiamo un paio di 96 da vedere e di conseguenza poi sicuramente, se riusciamo a confermare Centofanti, affiancarlo con un bomber sarebbe la mia. Quindi la dichiarazione è che arriverà forse anche un bomber, lo stai cercando almeno? Ma non lo sto cercando, perché intanto cerco di confermare Centofanti, che è la cosa più importante. Sì, immagino. Perché ha fatto 20 gol l'anno scorso, poi se vicino a Centofanti riusciamo a metterci qualcosa di buono, secondo me potremmo dire anche la nostra. Ok Presidente, 5 minuti classici sono passati, da un po' anche, e niente, è stato un piacere, ti ringrazio, poi ci rivedremo durante il campionato, perché vi verrò a seguire sicuramente. Mi farebbe piacere, sarà mia comune comunicarti i giovani appena li avremo terminati. Ok, ciao Presidente, ciao.